Giacomo Bastianini, opposto della Emma Villa Schiusi. Una partita facile oggi contro i giovani del San Giustino, 3-0 semplice per voi. Sì, diciamo è stata una partita abbastanza semplice, siamo sempre stati avanti, tutti i set, insomma. E abbiamo giocato bene, perché comunque oggi abbiamo visto la squadra un po' al completo. E la volta passata ci mancava Bartolucci, quindi insomma eravamo un po' una formazione un po' non completa, ecco, diciamo. E questa volta insomma, abbiamo giocato bene, insomma, la formazione al completo, si vede che insomma, la squadra è tutta un'altra squadra. Si dice che sei molto attento a quando c'è Bartolucci perché ti toglie molti palloni e schiacci molto meno. Sì, infatti era meglio la settimana passata che schiacciavo di più, facevo più punti. Oggi poi ti ho attaccato poco e i punti sono stati di conseguenza anche questo di poco. Però dai, insomma, meglio che siamo in più ad attaccare, quindi la squadra è più equilibrata con Marco. Dai. Si parla anche che a Chiusi ci sia un tentativo di corruzione verso il palleggiatore per avere più palloni. Che cosa ci dici di questo? Sì, sì, corrompiamo settimanalmente, insomma... Non in natura, però dai, diciamo. E invece la notizia che ci è giunta è proprio che in natura ci sono i peperoncini che tu peperoncini personalmente coltivi. Capito, quindi è meglio, no? Allora, per il mese di ottobre e novembre, quali sono i peperoncini che ci indichi? La linea verde facciamo, no? Da buon coltivatore. Dai, i peperoncini, cioè, tutti i tipi, insomma, vanno bene, arrivano tutti insieme, insomma, diciamo, dai. Tutti sono tutti buoni. Ora, un'ultimissima domanda, hai giocato contro il club con cui di cui hai vestito la maglia anche nelle giovanili. Chi è secondo te il Bastianini nella squadra avversaria di oggi? Ma i Bastianini non ce n'erano secondo me, però ho visto comunque dei bravi ragazzi, insomma, soprattutto un centrale molto bravo e anche i due laterali, insomma, possono insomma crescere. Si vede che è una squadra giovane, infatti noi fa una fortuna per l'incontro di adesso, perché sicuramente tra un po' di partite o comunque vicino al girone di ritorno già sarà un'altra squadra, quindi infatti è stato bene averci giocato adesso.